essendo la piazza napoletana per eccellenza, si è tenuto conto anche di ciò che è stata tutta la nostra civiltà, perché il brano appunto si chiama Riflessioni e è una serie di melodie molto dolenti che si sovrappongono l'una sull'altra, è una scrittura a strati, un po' come quando noi scaviamo nelle nostre viscere, nelle viscere napoletane, che vengono fuori tante testimonianze di tutte le nostre epoche storiche. In questa cornice pazzescamente bella, già da solo con queste luci e con questa atmosfera, è un brano che bisogna evocarlo come la nascita di fantasmi o di rumori di questa città, che nasce da un inizio molto religioso, lento, tranquillo, e poi c'è un incessare di musica minimalista che con l'andare del tempo diventa ritmicamente furiosa. Si riaddormenta, ritorna l'animo un po' anziano del pezzo, è come se ci fossero gli echi di qualcosa o di qualcuno che è passato per tanti secoli in questa piazza e poi si riaddormenta e muore. Penso che sia davvero un evento straordinario, formidabile, emozionante, qualcosa che esprime Napoli e la sua grande scuola musicale a livello più alto, all'altezza della storia straordinaria musicale di questa città, e credo che veramente il Piano City, questo evento così straordinario che si fa solo in tre grandi città d'Europa, Berlino, Milano e Napoli, ecco, il Piano City di Napoli di quest'anno sia uno degli eventi più belli e importanti della storia recente di questa città.